E adesso ce ne andiamo in una terra di pastori e contadini a visitare il Molise, quella che si chiama un po' Italia Minore. Il Molise è una terra ricchissima di storia, di tradizioni millenarie, di luoghi che ancora sono rimasti intatti, incontaminati, proprio perché di difficile accesso. Un viaggio stupendo che facciamo col nostro documentario. Il Molise, una regione piccola e scarsamente popolata, conserva ancora una grande diversità di ambienti naturali fra i più intatti e meno conosciuti dell'Italia. Il suo ecosistema presenta una gamma assai varia di caratteristiche, dagli ambienti tipicamente caldi e marittimi del litorale a quelli freddi e continentali dell'interno appenninico. La catena montuosa delle Mainarde si estende da nord verso sud con cime che superano i 2000 metri e che delimitano il confine fra Lazio e Molise. Formatesi a partire da 170 milioni di anni fa, le Mainarde sono costituite da rocce calcaree erose dai venti e dalle acque, che nei millenni hanno creato gole, calanchi e bellissime marmitte dei giganti. È uno scenario spettacolare, con imponenti pareti rocciose, ricoperte da una fitta foresta intatta e a tratti impenetrabile. Il territorio delle Mainarde è considerato in termini naturalistici una delle aree più interessanti dell'Appennino, dove sopravvivono specie floreali scomparse quasi ovunque. Sulle Mainarde trovano ancora rifugio tutte le più rare specie faunistiche dell'Appennino. Il camoscio d'Abruzzo, straordinario arrampicatore, è uno dei più rari mammiferi italiani. Vive soprattutto in presenza di rupi e pareti rocciose, dove si ripara per sfuggire agli attacchi dei predatori. Nella stagione estiva i camosci frequentano le zone più alte della montagna, mentre d'inverno scendono in basso, vivendo ai limiti della vegetazione. Le femmine e i giovani vivono in branco e si nutrono in prevalenza di erbe e piante leguminose ricche di sostanze proteiche. I maschi, invece, non hanno particolari esigenze alimentari e si cibano anche di grilli e piccoli insetti. Il predatore naturale del camoscio è il lupo, ma in qualche caso vengono aggrediti anche dall'orso marsicano e dall'aquila reale. Basta vederla volare per pochi minuti per capire perché da migliaia di anni l'aquila reale è un simbolo di forza e di potere. Con un'apertura alare che supera i 2 metri, l'aquila plana sicura e maestosa come nessun altro animale.
Lungo 2,20 m e con un peso che raggiunge i 280 kg, l'orso marsicano è una sottospecie di orso bruno che vive solo in Italia. Un tempo diffuso in tutto l'Appennino, oggi è diventato rarissimo per colpa dell'uomo, che lo ha cacciato senza pietà e gli ha distrutto le foreste in cui viveva. Animale furbo e intelligente, è attivo soprattutto di notte e nelle ore meno calde della giornata. L'orso marsicano è pigro, solitario e tranquillo. Ha una forza prodigiosa, ma non è aggressivo. Anche se carnivoro, l'orso marsicano si nutre soprattutto di vegetali. Erbe, frutti e bacche sono il suo cibo preferito. Ghiotto di miele spesso compie razzie negli alveari, divorando anche le api, delle quali non teme il pungiglione perché il suo fitto pelo lo protegge dalle punture. Nessuno sa esattamente quanti orsi vivano ancora oggi liberi in natura. Sembra che ne siano rimasti non più di un centinaio, sulle montagne fra Abruzzo e Molise. Ogni anno, almeno 2 o 3 esemplari cadono vittima di un bracconaggio senza scrupoli. Gli uomini che lasciarono la prima impronta sulle terre molisane furono i Sanniti, un popolo di pastori guerrieri la cui civiltà fiorì e si sviluppò su queste montagne. Erano le genti più caparbie e dal temperamento più risoluto fra tutte le popolazioni italiche, coloro ai quali più di ogni altra cosa era sacra la libertà e che combatterono strenuamente per difenderla. I Sanniti ingaggiarono con i Romani delle furiose battaglie, le guerre sannitiche, che si protrassero per decenni fino al 290 a.C., quando le legioni romane riuscirono definitivamente ad assoggettare questo fiero popolo di guerrieri montanari. Soldati valorosi ed esperti nell'arte della guerra vinsero molte battaglie contro i Romani. Se nel III secolo a.C., in un paio di scontri decisivi, la fortuna avesse girato a loro favore, forse i Sanniti avrebbero dominato al posto di Roma il mondo intero allora conosciuto. Prima delle guerre contro Roma, i Sanniti vivevano in pianura quasi mai protetti da recinti o palizzate. Nel IV secolo a.C. invece crearono un sistema difensivo, formato da fortificazioni protette da possenti mura in opera poligonale. L'area all'interno di questi luoghi fortificati era adibita al ricovero delle genti, delle merci e in particolar modo del bestiame, la prima cosa che veniva requisita dagli eserciti romani per sfamare le proprie truppe. Dediti soprattutto alla pastorizia, i Sanniti producevano grandi quantità di bestiame, lana, prodotti caseari e carne che scambiavano con i vicini etruschi della Campania e con le colonie dei Greci lungo la costa tirrenica. Questi scambi misero i Sanniti in contatto con civiltà diverse ed evolute, che influenzarono profondamente la loro cultura. Dagli Etruschi i Sanniti impararono l'arte del commercio e migliorarono le loro conoscenze industriali, mentre dai Greci assimilarono le convinzioni religiose. Molte testimonianze archeologiche della civiltà dei Sanniti sono venute alla luce solo in questi ultimi anni. Grazie ai numerosi corredi funebri ritrovati nelle tombe, possiamo avere un'idea della loro vita quotidiana.
Il clima imponeva ai sanniti l'uso di indumenti di lana, che veniva lavorata dalle donne con il fuso per poi essere colorata e venduta. La donna portava anelli, collane girocollo con terminali riproducenti cerchi e spirali. L'uomo indossava bracciali bronzei con raffigurazioni varie, come animali e forme geometriche. Indossava candide tuniche strette alla vita con un cinturone metallico o di cuoio duro, portato in modo da permettere tutti i movimenti. Proprio il cinturone era l'emblema dell'uomo sannita, il segno distintivo della raggiunta maggiore età. Tipica dei sanniti era la corazza a tre dischi, composta di due elementi circolari uniti da una bandoliera e da una cintura. Singolare era anche la figura che compare sui dischi. È un animale con una curva elegante del collo e della coda e musi che si prolungano in una sorta di becco aperto come una specie di quadrupede a collo di cigno. Non solo la pastorizia, ma anche l'agricoltura aveva una grande importanza nella società sannita. In una tavola in bronzo del III secolo a.C., un'iscrizione descrive una serie di cerimonie religiose praticate in un tempio dedicato a Cerere, dea del grano e delle coltivazioni. Dei sanniti non rimangono che poche vestigia e scarne testimonianze storiche. Eppure la loro influenza è ancora viva e presente nella cultura e nel paesaggio di queste terre. Il Molise è da sempre una terra di pastori e la transumanza è ancora oggi ciò che più caratterizza questo ambiente montano. Qui, ancora prima dell'uomo, c'era nella preistoria una rete di percorsi naturali, tracciati dal continuo spostamento stagionale di grandi mandri e di animali selvatici. Il millenario passaggio di bestiame sui monti del Molise ha creato i tratturi, una rete ancora visibile di antichi sentieri. Nel XV secolo gli aragonesi decisero di fondare, attraverso i tratturi, un complesso sistema economico basato sull'allevamento ovino e sull'industria della lana e trasformarono le antiche piste erbose in una moderna rete infrastrutturale. Le antiche piste vennero quindi allargate e nacquero i giganti verdi come li conosciamo oggi, testimoni e protagonisti della civiltà della transumanza. Come delle antiche autostrade, con un verde manto d'erba al posto dell'asfalto, sorsero ai suoi lati centinaia di rifugi, taverne e fontanili. La larghezza dei tratturi era generalmente compresa fra i 18 e i 38 metri, anche se esistevano tratturi di oltre 100 metri. Questa larghezza era dovuta alla necessità di approvvigionare di erba il bestiame per un viaggio che durava molti giorni. I tratturi, quindi, non erano solo assi viari, ma veri e propri pascoli per le greggi in transito. Nei secoli, milioni di armenti hanno trasportato semi e pollini, mescolando insieme piante di montagna con quelle di pianura. Questa transumanza di specie botaniche ha reso questo tappeto vegetale un ambiente composto di piante particolari. Oggi la transumanza sui tratturi non esiste più. Le migrazioni stagionali di greggi vengono fatte su tratte brevi e con l'aiuto di mezzi a motore.
l'antica cultura della transumanza, che ha plasmato così profondamente questo territorio per migliaia di anni, se n'è andata da un paio di decenni. Sulle montagne, comunque, rimane ancora l'allevamento semibrado. Tra primavera e autunno, a Capracotta, le mandrie vengono lasciate libere a pascolare indisturbate in un ambiente incontaminato. Questa dieta pregiata rende il loro latte ideale per la lavorazione dei prodotti caseari. Oggi le norme europee hanno travolto le usanze tradizionali, ma il rito della creazione del formaggio viene praticato sempre con le tecniche di una volta. Montenero Valcocchiara è un piccolo borgo dell'Alto Molise, dove ogni anno si svolge un'importante festa popolare, il Rodeo Pentro. Il paese si affaccia sul grandioso scenario del Pantano della Zittola, uno splendido altopiano di 300 ettari, piatto e liscio come un grande lago d'erba. Questo luogo, circondato da foreste, non è molto cambiato da quando i Sanniti lo scoprirono migliaia di anni fa. Qui vivono allo stato brado centinaia di cavalli di una razza propria del Molise, la razza Pentra. Il cavallo Pentro deve il suo nome all'antica tribù sannita che abitava in queste zone. I Sanniti Pentri erano considerati abili cavalieri e i molisani di questa zona rivendicano tale discendenza e la conseguente abilità nel domare gli equini. La festa comincia con una grande cavalcata di 400 cavalli selvaggi che vengono fatti sfilare in mezzo alla folla. Dopo aver vissuto dalla nascita liberi nella prateria, i puledri entrano per la prima volta in contatto con l'uomo. Dopo la corsa, gli abitanti della zona si sfidano in una prova di doma. I concorrenti hanno 10 minuti di tempo per riuscire a montare a pelo sul cavallo selvaggio e a rimanerci sopra senza farsi disarcionare. Devo dire che Carlo è molto bravo, molto bravo. Bravo sul serio. Bravissimo!